Ciao e benvenuti ad un nuovo video. La notte è calata, il silenzio riempie lo spazio e puoi quasi sentire la tensione crescere mentre sei a casa da solo. Stai sfogliando i video e poi ti imbatti in qualcosa che di solito avresti troppa paura di guardare da solo. Tuttavia, hai deciso comunque di guardare questo video. Oggi ti mostreremo 20 video spaventosi che non dovresti guardare da solo. Sei nuovo al canale? Assicurati di iscriverti, premi la campanella e lascia anche un mi piace prima di iniziare il video. Numero 20. Se non credevi che stesse succedendo qualcosa di strano nella tua casa, questo potrebbe convincerti a fare le valigie in fretta. Quando quest'uomo entrò nel suo soggiorno, i suoi occhi caddero su una piccola figura oscura seduta sulla sedia. Con un misto di suspense e curiosità, l'uomo fissò la creatura. La figura sembrava quasi tangibile, una presenza inquietante senza spiegazione, simile a una persona ombra. Con voce dolce la salutò cautamente. «Ciao!» Nel frattempo, un immenso sentimento di terrore crebbe dentro di lui e senza pensarci pregò la figura di rimanere dove era, non volendo che si avvicinasse o si deliciasse verso di lui. All'improvviso, come se rispondesse alla sua supplica, la misteriosa figura nera si alzò dalla sedia e in un istante svanì nel nulla. Il cane di famiglia percepì il disagio, iniziò ad abbaiare e il suo istinto individuò una presenza invisibile che sfuggiva alla percezione umana. Numero 19. Nel cuore di una fitta foresta, un uomo si è imbarcato in una coraggiosa esplorazione alla ricerca dell'ignoto. Mentre si faceva strada lungo i sentieri tortuosi, ha scoperto perché non si dovrebbe mai vagare nei boschi di notte. In lontananza è apparsa una figura con la pelle pallida che lo osservava. Quando l'uomo l'ha vista si è spaventato e ha iniziato a correre. Ma la domanda rimane, cosa ha ripreso con la telecamera? Alcuni pensano che fosse un vampiro, un vagabondo o un fantasma. Ciò che rende tutto ciò ancora più strano è che questa è stata l'ultima volta che la persona ha caricato un video su YouTube. Cosa gli è successo? Il filmato termina bruscamente e non sappiamo cosa è successo dopo. È una testimonianza di emozioni contrastanti, prima calma, improvvisamente interrotta da una figura pallida, avvolta in un'aura inquietante. Numero 18. Quando si guida una motocicletta è possibile avere un passeggero, ma il fenomeno di un secondo passeggero su una motocicletta, come la presenza di un'entità spettrale o soprannaturale, porta tutto questo a un livello completamente nuovo. Caricato su Instagram, questo video è diventato rapidamente virale con milioni di visualizzazioni. Il filmato mostra un motociclista che intraprende un viaggio avventuroso attraverso le trafficate strade di Delhi, India, ma ciò che accade dopo è piuttosto inquietante. L'hai visto? No? Dai un'altra occhiata. Mentre il filmato della telecamera del casco viene esaminato attentamente, sembra emergere una figura oscura, apparentemente un passeggero in più che viaggia insieme. Il colpo di scena terrificante? Il motociclista è completamente solo e ignaro. Ora sorge spontanea la domanda, è solo un trucco di prospettiva? Oppure stiamo assistendo a qualcosa di veramente soprannaturale? Questo fantasma potrebbe essere qualcuno che il motociclista conosceva? O magari è solo un passeggero paranormale che infesta l'autostrada? Tu cosa ne pensi? Numero 17. Bear, il cane coraggioso e intuitivo, iniziò a esplorare una misteriosa casa abbandonata nel bel mezzo del nulla. Mentre vagava per le stanze, i suoi sensi si acuirono, rendendolo consapevole di una presenza. L'istinto di Bear gli disse che c'era davvero qualcuno lì e mentre correva per le stanze sembrò trovare qualcosa di nascosto sotto il letto. Saltando e correndo in giro, inizialmente pensò che la persona fosse sopra il letto, guardando costantemente verso l'alto. Quando rivedeva il filmato, divenne chiaro che il vero momento di realizzazione di Bear arrivò quando finalmente intravide il volto della figura. Scioccato, la reazione di Bear fu immediata e fece un balzo indietro per la sorpresa. Corse frettolosamente dai suoi compagni umani per avvisarli, ma sfortunatamente la loro successiva ricerca li portò a una caccia all'oca selvaggia. Come aveva fatto questa figura a nascondersi così silenziosamente e inosservata sotto il letto? La presenza di questa figura nascosta rivelava una situazione precaria, qualcuno in uno stato di grande vulnerabilità o forse in grande pericolo. Numero 16. Non importa quanto tu sia preparato quando vai a caccia di fantasmi, quando trovi qualcosa di spaventoso, il tuo primo istinto sarà sempre quello di scappare.
questo gruppo stava esplorando un porto quando si è imbattuto in una vista che avrebbe fatto scappare qualsiasi persona sensata per salvarsi la vita. Ciò che hanno visto assomigliava a uno scheletro, oppure a un mostro SCP. Guardando le leggende metropolitane, questa non è la prima volta che appare una figura del genere. SCP-5572 è un fenomeno nell'aldilà, in cui i cadaveri non sepolti con RIP sulle loro lapidi vengono rianimati. Questi scheletri rianimati combattono una guerra di lunga data per il controllo di SCP-5572 contro le entità demoniache. Secondo alcune persone nei commenti, il gruppo ha ripreso un mostro SCP con la telecamera. Ci credi? Oppure un altro tipo di creatura? Numero 15. Hai mai provato quella sensazione inquietante di essere osservato? Quella sensazione inspiegabile che qualcuno sia nelle vicinanze ma tu non lo vedi? In questo video è stato catturato involontariamente un momento inquietante. Una figura nera e oscura che cammina avanti e indietro all'interno della recinzione del giardino. Questo momento è stato registrato dalla telecamera di sicurezza del cortile. Sebbene questa misteriosa entità non sembri mai entrare in casa, il suo andirivieni costante fa venire i brividi lungo la schiena a chiunque guardi. Secondo il filmato, questa sensazione inquietante non è solo frutto dell'immaginazione, ma un'indicazione che qualcosa si nasconde davvero nell'ombra. Sussurri del paranormale suggeriscono che questo è senza dubbio un demone, una forza malevola dagli angoli più oscuri del regno spirituale. Come e perché questo demone abbia concentrato la sua attenzione su questo particolare cortile rimane però un mistero. Numero 14. Il letto di quercia, con la sua ricca storia e la sua intricata lavorazione artigianale, ha ora trovato il suo rifugio sicuro, nel VA Museum di Londra. Si ritiene che questo letto sia stato realizzato dall'abile falegname Jonas Fosbrook per re Edoardo IV durante il XV secolo. Si dice che i bellissimi pannelli in legno intarsiato, che mostrano la brillantezza artistica dell'artista olandese Hans Bredamin de Vries, siano stati realizzati da artigiani inglesi a Londra durante il tardo periodo elisabettiano. Tuttavia, col passare del tempo, il desiderio del re di nuovi letti portò il letto di quercia a essere scartato dai netturbini fuori dal palazzo. Trovò rifugio in varie locande, dove divenne un'affascinante novità per la gente del posto, dormire nella magnificenza del vecchio letto del re. Sfortunatamente, il fascino del letto fu oscurato da una maledizione spettrale, emersa nel XIX secolo. Dopo essere stato spostato dal White Hart Inn a un'altra locanda chiamata il Saracen's Head, il letto divenne associato a strani eventi. Si dice che l'apparizione di Fosbrook fosse sempre più irritata dalla gente comune che osava riposare nel letto, portando molte persone a una fine prematura nel sonno. Mentre la storia del letto e la sua presunta infestazione continuano a essere oggetto di dibattito, la sua notorietà è cresciuta, a tal punto da guadagnarsi menzioni nelle opere di Shakespeare. Numero 13. Night Watch Exploration è un piccolo canale YouTube che esplora edifici abbandonati in tutto il mondo e spesso incontra esperienze agghiaccianti durante le sue indagini. In un video pubblicato sul loro canale nel luglio del 2021, il gruppo si è recato in un luogo non divulgato, un hangar militare abbandonato. Hanno chiarito di non avere alcuna conoscenza pregressa di fantasmi associati al sito. Tuttavia, mentre si avventuravano all'interno, hanno rapidamente scoperto la verità agghiacciante. All'interno dell'hangar militare, il disagio della squadra è diventato palpabile ed è facile capirne il motivo. L'atmosfera era opprimentemente silenziosa e l'oscurità avvolgeva tutto, costringendo l'equipaggio a fare affidamento sulle torce per la navigazione. Ma per coloro che guardano attentamente il video si apre una strana visione. Una figura misteriosa inizia a seguire i movimenti della squadra. Cosa potrebbe essere? Numero 12. Nel settembre del 2023, una donna ha controllato la sua telecamera di sorveglianza nel bosco perché aveva notato una serie di impronte chiaramente diverse dalle sue. Ecco cosa ha catturato il filmato. Ascolta tu stesso. Secondo la voce, non li prenderai mai. Ora ci sono due possibili scenari. Potrebbe essere un fantasma o magari un demone che tormenta la donna. Oppure potrebbe essere un'altra persona che li perseguita, il che è ugualmente terrificante dato che è completamente sola nel bosco. Altri hanno suggerito che si tratti di un EVP,
che sta per fenomeno di voce elettronica. Quindi potrebbe anche essere un fantasma del passato. In quel caso non le causerebbe alcun danno. Quale di queste teorie pensi sia la più probabile? Le foreste sono alcuni dei luoghi più spaventosi e facili terreni di caccia per un fantasma o una persona con cattive intenzioni. Alcuni hanno consigliato alla donna di posizionare un rilevatore di movimento per vedere se si trattava di una persona reale, ma sfortunatamente non sappiamo cosa sia successo dopo. Numero 11. Quando vivi abbastanza a lungo in una casa infestata ti ci abitui, ma per lo spettatore medio questa è una delle cose più spaventose di sempre. Questa donna è andata a prendere del succo d'arancia ed è stato allora che le cose hanno iniziato ad andare in discesa. Ma a quanto pare questa è una giornata normale per questa persona. Non appena mette giù il succo, una bottiglia d'acqua vola inspiegabilmente dal balcone. Come farebbe chiunque impazzisce? Curiosità mista paura si avvicina catuamente alla bottiglia caduta, solo per vedere la porta aprirsi con una forza sovrannaturale sconosciuta. Un brivido le corre lungo la schiena mentre si avventura nell'ignoto, costretta a indagare sulla fonte di questo inquietante fenomeno. Nonostante l'incontro inquietante, continua nel soggiorno adiacente, dove alcune sedie a sdraio ondeggiano avanti e indietro con un ritmo inquietante. Mentre si ritira nella sua stanza, un dubbio persistente rimane. Cos'è stato? Numero 10. Preparati a perdere il sonno guardando un filmato di un Aswang in una stanza vuota che si muove avanti e indietro facendo venire i brividi a tutti. Ma cos'è esattamente un Aswang? Nel caso non conoscessi la terrificante leggenda, nel mondo del folklore filippino, l'Aswang appare come un'entità agghiacciante e mutaforma che incarna i tratti di vampiri, ghoul e streghe. La temibile reputazione dell'Aswang risale a secoli fa, con i coloni spagnoli che lo hanno notato come la più temuta delle creature mitiche delle Filippine. Il suo aspetto e le sue caratteristiche variano a seconda delle regioni, rendendolo una creatura con descrizioni e interpretazioni diverse. Alcuni credono che stabilire un contatto visivo con un Aswang possa rivelarne la presenza, poiché il proprio riflesso può apparire capovolto. Altri affermano che un olio speciale, che bolle in presenza di un Aswang, può servire come metodo di rilevamento. Una delle ragioni della paura associata agli Aswang è la loro presunta capacità di trasferire i loro poteri soprannaturali ad altri. Si ritiene che se un Aswang avvicina la bocca a quella di qualcun altro, alla fine quella persona diventerà una di loro. Se dobbiamo credere a queste immagini video, qualcuno ha ripreso un vero Aswang con la telecamera, ma cosa sia successo dopo non è chiaro. Speriamo che la persona dietro la telecamera stia bene. Numero 9. Quest'uomo ha ricevuto le coordinate per ispezionare una casa e il mittente ha affermato che un tempo la proprietà era abitata da persone anziane. Ha condiviso storie di eventi inquietanti, concentrati principalmente sul seminterrato della casa. I precedenti residenti avrebbero sopportato una raffica di rumori inspiegabili, conversazioni sconnesse e porte che sfidavano la logica, aprendosi da sole. Armato di torcia, l'uomo ha iniziato a esplorare la proprietà vuota, posizionando telecamere nelle stanze per catturare qualsiasi potenziale attività paranormale. A questo punto, l'atmosfera ha preso una piega agghiacciante. Un pezzo di vetro è scivolato inspiegabilmente dal balcone, schiantandosi sul pavimento facendo un rumore molto forte. La stanza ha iniziato a tremare, mentre gli oggetti venivano scagliati in giro da una forza invisibile. Stranamente, il disturbo sembrava limitato a questa specifica area, poiché il resto della casa rimaneva intatto, escludendo la possibilità di un terremoto. Nonostante il crescente disagio, l'uomo ha deciso di usare un dispositivo nella speranza di entrare in contatto con eventuali spiriti erranti all'interno della casa. Con sua sconvolgente sorpresa, ricevette un messaggio che lo esortava a rivelare i segreti nascosti nel seminterrato. Quando lo fece, un urlo agghiacciante squarciò l'aria. Ascolta. In the quiet hours of the night, while most are asleep, TikTok user... Consapevole del pericolo incombente, si ritirò saggiamente dal seminterrato, non volendo scoprire la fonte del suono terrificante. Tuttavia, fu ripetutamente attirato verso la botola e l'urlo echeggiò ancora una volta, facendolo fuggire dalla casa impaurito. Numero 8. In questo video surreale, una capra inquietante si muove. Le zampe posteriori sostengono il suo peso, mentre quelle anteriori penzolano flosce ai lati. I suoi movimenti tradiscono un confuso senso di perdita, come se la sua anima fosse stata portata via.
alcuni credono che la capra sia controllata da una forza soprannaturale. Altri ipotizzano che questa capra possa aver subito un addestramento specializzato, simile ai metodi usati nei circhi. Suggeriscono che lo scopo di tale addestramento sia quello di radunare i polli, proprio come gli animali da circo che si esibiscono con grazia sotto la guida dei loro addestratori. Ma le capre non sono animali qualunque. L'associazione tra capre e diavolo ha radici profonde nella mitologia, nel folklore e nel simbolismo religioso. In varie culture e sistemi di credenze, le capre sono collegate a immagini e rappresentazioni sataniche. Nel folklore e nelle fiabe ci sono anche storie che descrivono le capre come creature create dal diavolo stesso. Numero 7. Nella quieta solitudine di una camera da letto si svolge una scena che sembra uscita da un film, catturando l'attività di un poltergeist mentre una donna dorme pacificamente. Tutto viene registrato da una telecamera di sicurezza installata nella camera da letto. Mentre la notte avanza, la porta si apre cigolando, in modo inquietante, e la sedia a dondolo inizia a oscillare, come se fosse mossa da mani invisibili. Ma poi accade l'inspiegabile. Gli oggetti sugli scaffali cadono improvvisamente sotto una forza caotica causata da un poltergeist che sbalza violentemente i libri dalle loro posizioni. La stanza diventa un campo di battaglia del soprannaturale mentre il potere del poltergeist cresce. Persino il dipinto che una volta era appeso sopra il letto viene strappato dal suo posto. All'improvviso, come era iniziato, la furia del poltergeist raggiunge il suo apice e si ritira dalla stanza. La donna continua a dormire, ma se la tua casa fosse davvero infestata, pensi che potresti dormire così profondamente? Numero 6. Una guardia di sicurezza ha dovuto guardare due volte quando ha visto questo sullo schermo, una strana figura che si muoveva fuori dall'edificio. Ma cos'è? Non è un normale fantasma o demone, sembra quasi che salti avanti e indietro. Secondo alcune persone, questo è il Pocong, un fantasma che fa parte della mitologia indonesiana e malese. È uno degli spiriti più noti in queste culture e si dice che sia l'anima di una persona deceduta condannata a vagare sulla terra a causa di affari incompiuti. Il Pocong è solitamente raffigurato come una figura umana avvolta in un sudario funebre con piccole corde che legano il sudario al corpo all'altezza del collo, delle braccia e delle gambe. È anche noto per il suo caratteristico movimento saltellante, proprio come vediamo in questa telecamera di sicurezza. Si ritiene inoltre che sia in grado di percorrere distanze che vanno dai 40 ai 100 metri ed è noto per rotolare sul terreno. Del folklore indonesiano e malese, il Pocong è spesso associato ai villaggi e si pensa che vaghi di notte, saltellando in giro come se cercasse qualcosa o qualcuno. Numero 5. Cosa succede dopo la chiusura di un negozio come questo? Si vociferava già che questo negozio fosse infestato, ma quando i proprietari decisero di installare telecamere a circuito chiuso per monitorare lo spazio, rimasero scioccati. Durante le tranquille ore di chiusura, la telecamera catturò una serie di eventi inquietanti, tra cui sedie da ufficio che si muovevano misteriosamente e oggetti che cadevano dagli scaffali. Tutto fu registrato da più angolazioni da diverse telecamere. Era come se una presenza invisibile stesse giocando con gli effetti personali del negozio, ma la stranezza non finì lì. Con l'avanzare della notte, un manichino racchiuso in una scatola di vetro prese improvvisamente vita. I suoi occhi senza vita sembravano brillare di un'energia inquietante. Molti spettatori ora abbracciano la terrificante idea che questo negozio sia davvero infestato, come le voci avevano a lungo suggerito. Numero 4. Un uomo russo era stanco di essere pedinato da una strana figura o creatura e decise di filmare cosa succedeva dopo. Secondo la storia, avevano sentito dei rumori e poi era rimasto in silenzio per un po' prima che lui tornasse in cantina. Quando tornò, filmò la creatura mentre iniziava a esplorare la cantina, frugando tra il disordine. Al culmine del video, incontra la creatura nascosta dietro una sezione remota. La persona che ha filmato questo video non la chiama semplicemente una creatura, ma un cepisce. I cepisce sono esseri umanoidi o goblin alti 30 cm che abitano le case abbandonate, fienili, foreste ed elba alta. Sebbene siano più comuni nei villaggi scarsamente popolati, possono essere trovati anche vicino alle grandi città. La presenza di un cepisce in una casa, come si vede in questo video, può essere notata da vari segnali. Ad esempio, lievi colpi sul tetto, strani fruscii, rumori di macinazione e altri insoliti fenomeni uditivi.
I loro squittii ricordano gli echi inquietanti dei pipistrelli e i loro occhi si manifestano come luci lampeggianti nell'oscurità. Sebbene le creature cepisce non siano intrinsecamente aggressive, hanno la capacità di emettere degli strilli terrificanti con una voce soprannaturale. Numero 3. Questa storia di TikTok si svolge in più video, con il proprietario dell'account, Nick Simino68. In un'ampia introduzione condivide con i suoi spettatori la scoperta di una porta segreta nella casa dei suoi genitori. Inizialmente sembrava una normale porta della soffitta, ma ha rivelato una scoperta sorprendente. Ha scoperto una borsa piena di vecchi documenti ospedalieri, carte e ricevute risalenti agli anni 60 e 80. Queste ricevute sono prescrizioni per una serie di malattie mentali. Il nome Kings Park Cedric Hospital è scritto su di esse e indagando ulteriormente sulle etichette dei pazienti trovate nella borsa, Nick rivela che le infestazioni nella sua casa si sono intensificate. Sua madre inizia a vedere persone nei corridoi, mentre sua sorella sperimenta degli strani eventi. Gli oggetti cadono inspiegabilmente dagli scaffali e, cosa notevole, l'attività paranormale sembra persino inseguire Nick sul suo posto di lavoro. In un momento particolarmente inquietante, Nick riesce a catturare una misteriosa figura oscura in una delle porte, nonostante affermi di non averla notata durante le riprese. Numero 2. In un tranquillo quartiere di periferia, un gruppo di ragazzi si è ritrovato avvolto in un mistero quando ha notato degli strani eventi che accadevano fuori casa. Questo momento avrebbe messo alla prova il loro coraggio e il loro legame come mai prima d'ora. Tutto è iniziato abbastanza innocentemente quando all'improvviso hanno visto degli strani rumori e ombre inquietanti che provenivano fuori nel buio. La curiosità ha avuto la meglio su di loro e, armati di smartphone, hanno deciso di catturare questi bizzarri incidenti con la telecamera. Rannicchiati l'uno vicino all'altro, hanno puntato le loro telecamere verso l'abisso oscuro fuori dalle loro finestre, dove hanno visto una figura in agguato nelle profondità dei cespugli. Un brivido ha percorso loro la schiena quando hanno capito di aver incontrato qualcosa che andava oltre i loro incubi più selvaggi. Tutti sono scappati via velocemente, ma uno di loro ha deciso di afferrare una mazza da baseball per proteggersi, ma quando è tornato, la creatura era scomparsa senza lasciare traccia. Numero 1. Un presunto poltergeist è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza nel Jamaica Inn, un noto pub infestato in Cornovaglia, Inghilterra. I resoconti locali suggeriscono che il fantasma in questione sia Jack, un marinaio che si dice sia morto più di un secolo fa nella vicina brughiera. Nel filmato emerso di recente, un bicchiere si rovescia misteriosamente, scatenando speculazioni sulla presenza di attività paranormali. Katie Marriott, la direttrice del pub, riconosce la reputazione del Jamaica Inn per gli incontri spettrali e attribuisce questi incidenti maliziosi a Jack. Racconta la storia del presunto omicidio di Jack nella brughiera, descrivendolo come un tragico marinaio. Un altro filmato di sorveglianza rivela ulteriori eventi inspiegabili all'interno del bar, con un telefono che sembra saltare fuori dal gancio da solo. I suoi trucchi continuano, bicchieri rotti, pinte rovesciate e in generale fa spaventare le persone. Il folklore locale che circonda il fantasma di Jack è durato per generazioni, con storie dei suoi vagabondaggi attraverso la locanda e la brughiera circostante. Ti è mai capitato di imbatterti in qualcosa di spaventoso? Faccelo sapere nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lascia un pollice in su. Se vuoi vedere altri video che ho fatto, premine uno sullo schermo o guarda il mio canale. Grazie per la visualizzazione e ci vediamo ad un prossimo video.